un altro modo per realizzare delle porte logiche, oltre alle porte logiche complesse, è realizzare porte logiche con pass gate. Pass gate vuol dire porte di passaggio, no? Porte di passaggio. In che cosa consiste? Consiste in questo. Per esempio, se io voglio realizzare una porta AND, io posso usare una cosa del genere. Posso dire, vabbè, io ho qua un interruttore controllato dall'ingresso B, l'uscita è un ingresso, metto qua, è A, e vedete che cosa posso dire? Posso dire, vabbè, l'uscita è questa, la prendo su questo nodo. Quando è che l'uscita è alta? L'uscita è alta se A è alto e B è alto perché l'interruttore è chiuso. Quindi qui realizzo una funzione logica Y uguale ad A per B. Perché? Perché per avere l'uscita alta deve essere A alto e B alto, cioè interruttore chiuso. D'accordo? Quindi stavolta è un pochino diverso, perché nelle porte logiche complesse con gli ingressi pilotavo soltanto gli interruttori, quindi mandavo tutti gli ingressi ai gate, quindi gli ingressi non dovevano erogare corrente, mettevano in conduzione o meno dei MOSFET. In questo caso uso gli ingressi in due modi diversi: da un lato li uso come controllo del transistore, dall'altra parte e gli ingressi direttamente erogano corrente, no? Perché vedete, A, diciamo, il generatore di tensione che metto al posto di A è quello che direttamente fornisce la corrente per andare a caricare la capacità. Quindi la situazione è un po' diversa. Va bene, questo è il primo caso. In realtà, così come l'ho disegnata, viene realizzata la funzione logica che ho detto, però non è un modo ragionevole di implementare la porta logica. Perché? Perché vedete, quando B è uguale a 1 e A è uguale a 0, l'uscita effettivamente va a 0. Però se B è uguale a 0, cioè l'interruttore è aperto, l'uscita non è detto che sia andata a 0, perché in pratica è, come si dice, flottante, non collegata a niente, e quindi l'uscita dipende dallo stato di carica della capacità, non dagli ingressi. D'accordo? Per cui in realtà non si fa così. Qui c'è un problema, no? Quando B è uguale a 0, l'uscita è flottante. Invece noi cosa vorremmo? Vorremmo che quando B fosse uguale a 0, l'uscita fosse 0. Per realizzare la funzione logica. E infatti la cosa si fa in questo modo. Si mette un interruttore controllato da B qui e poi bisogna mettere qua in parallelo un altro interruttore controllato da B negato. A questo punto, vedete, intrinsecamente si vede che l'uscita non è mai, flottante, perché quando B è uguale a 1, l'uscita è uguale ad A. Quando B è uguale a 0, l'uscita è uguale a 0. Ok, in questo caso l'uscita non è mai flottante. Va bene, altra cosa da notare, l'ho detta a voce, ma questo ve lo segnalate, guardate, l'ingresso eroga corrente. Allora, come si fa
questo interruttore. Com'è che si realizza nella pratica? Questo interruttore si realizza con quella che si chiama una pass gate, una porta di passaggio. Quindi questo è, abbiamo detto per esempio, interruttore controllato da B. Il modo di realizzarlo è questo, che tra un attimo sarà un pochino più chiaro. Cioè, si realizza mettendo in parallelo un NMOS e un PMOS. Il PMOS controllato da B e l'NMOS controllato da B negato. Quindi se B è uguale a 1, approssimativamente sia l'NMOS sia il PMOS conducono. Questo è il B negato, no? Conducono. Questo è il modo di realizzarlo. E ora si può chiedere, ma insomma, perché ho bisogno di mettercene due in parallelo? Abbiamo visto che conviene usare il numero minimo di transistori possibili per minimizzare l'area, perché qua vi faccio vedere due cose in parallelo. Vedete, quando B è uguale a 1 conducono tutti e due, quando B è uguale a 0 non conduce nessuno. In realtà si fa proprio così, perché c'è una sottigliezza sotto, che non è vero che quando B è uguale a 1 conducono tutti e due, non sempre. Questo è detto in modo un pochino approssimativo, perché dipende da quello che c'è sulla tensione di drain e la tensione source, non è che si può dire così in generale, d'accordo? Allora, verifichiamo la cosa. Immaginiamo di fare una transizione verso l'alto, il circuito di prima. Allora mettiamo il transistore, la porta di passo in questo modo, e qui mettiamo la capacità d'uscita. Immaginiamo di considerare il transitorio, quindi quando questa VC la chiamiamo, per T uguale a 0 la tensione VC di T vale 0, va bene? E a un certo punto, all'istante T uguale a 0, 0 più diciamo, abbiamo che B va a 1. Quindi la porta, l'interruttore si chiude. Studiamo proprio il transitorio. Quindi analizziamo il transitorio di carica. Facciamo il solito studio di transitorio. Prendiamo... tempo, qui mettiamo qui la tensione, poi bisogna prendere dei valori notevoli, utili per fissare un po' di criteri. Allora, senz'altro un valore importante qui è VDD, immaginiamo è VDD che è l'asintoto di carica, no? Perché se VA va a VDD, ok, quindi questo è VDD, ecco VDD, VA, qui A è uguale a 1, quindi vuol dire che VA è uguale a VDD. Poi un'altra cosa importante è prendere anche altri due riferimenti di tensione, uno è la VTN e l'altro è in realtà VDD meno mettiamo questo qui che è VTN e questo qui diciamo che è VDD più VTP. Quindi se VTP modulo uguale a VTN, queste due distanze sono uguali. Allora, che cosa succede? Allora, l'istante T uguale a 0 è questo, a questo istante le cose cominciano a andare, tutti e due i transistori si trovano a condurre, perché, che vedete, segniamo le tensioni qua, no? Qui c'è VDD, va bene? Qui c'è 0,
Nel caso dell'NMOS, questo è il source, questo è il drain e questo è il gate. Quindi abbiamo VGS uguale a VDD, giusto? All'inizio, e VDS uguale a VDD. Quindi l'NMOS è in saturazione. Qui abbiamo NMOS, anzi, qui si vede da questo, guardiamolo. Aspettate un attimo, facciamo così. Allora, per l'NMOS abbiamo che VGS è uguale a VDD meno VC. VC è la tensione sul source, ed è uguale questo anche a VDS. Quindi, se VGS è maggiore di VTN, giusto? Allora l'NMOS è in saturazione. Altrimenti l'NMOS è interdetto. È chiaro questo discorso? Questo è il punto importante. Cioè, se VGS è VDD meno VC, quindi non sempre l'NMOS conduce. Se VC è piccolo e VGS quindi è maggiore della tensione di soglia, l'NMOS conduce. Ma a un certo punto, se VC cresce, perché la capacità si carica, e la VGS raggiunge, diventa più piccola di VTN, l'NMOS si interdice. Quindi non è vero che l'NMOS conduce sempre. Quindi se io vado a fare il conto, trovo questa cosa, che in questa zona l'NMOS è in saturazione. In questa zona l'NMOS è interdetto. Quando conduce è per forza in saturazione, perché vedete VGS è uguale a VDS. No? Siccome in saturazione c'è, cioè se VDS è maggiore di VGS meno VT, quindi quello c'è per forza. Ok? Quindi l'NMOS conduce, ma fino a questo punto. E questo perché? Esattamente quel punto. Perché in pratica se il processo è bilanciato, quindi VTP è uguale a meno VTN, questo è uguale a VDD meno VTN. Beh, questo in realtà però non è una condizione necessaria, non c'è bisogno di fare. Facciamo così. Si può scrivere direttamente l'altra condizione. Può scrivere direttamente, questo è VDD meno VTN. VGS maggiore di VTN vuol dire, vedete qui scrivo completo il discorso qua perché ho messo VDD meno VTN, perché VGS maggiore di VTN vuol dire VDD meno VC maggiore di VTN, che vuol dire VC minore di VDD meno VTN. Quindi se VC è minore VDD meno VTN, l'NMOS è in saturazione, altrimenti l'NMOS è interdetto. Va bene? Ok? Allora, il PMOS invece, vedete, per il PMOS la cosa è diversa, perché questo è il gate, poi a tensione più alta c'è quello che si chiama source, a tensione più bassa c'è quello che si chiama drain. Quindi il VGS del PMOS è sempre pari a meno VDD, quindi VGS del PMOS è uguale a meno VDD, e quindi l'NMOS, scusate, il PMOS conduce sempre. Poi ovviamente avremo che se VDS è in modulo maggiore di VGS meno VTP, è in saturazione.
VDS, vedete qui è VC-VDD, VC-VDD, quindi deve essere modulo maggiore di meno VDD meno VTP. In questo lo posso semplificare in questo modo, perché VC meno VDD è negativo, meno VDD meno VTP è negativo anch'esso, quindi posso togliere il modulo, cambiare il segno a tutto, mi viene che VC deve essere minore di meno VTP. Immaginiamo che questo qui sia uguale a meno VTP, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che fin tanto che VC è minore di meno VTP, il PMOS è in saturazione e quando invece VC è maggiore di meno VTP, il PMOS è in zona lineare, però conduce sempre. D'accordo? Il problema non è il PMOS conduce sempre, in due regimi differenti, ma conduce sempre. L'NMOS invece a un certo punto non conduce più. Quindi com'è che avviene la carica? La carica avviene così. Quindi in questa qui si parte, in questa fase l'NMOS e il PMOS tutte e due conducono, tutte e due in saturazione. Poi si va avanti, intanto si carica la capacità. Ora, non si carica a corrente costante, ma neanche con esponenziale, perché è una cosa intermedia, c'è una parte della corrente costante, una parte della corrente che va esponenzialmente. Quindi non mi interessa l'espressione analitica della curva, ve la faccio un pochino inclinata perché non è proprio lineare, è un po' sublineare, diciamo. Poi, quando passiamo questo primo step, abbiamo il PMOS in zona lineare e l'NMOS in saturazione, e quindi comunque tutte e due conducono in modo leggermente diverso, quindi questo continua a caricarsi. Quando arriviamo qui l'NMOS smette di condurre, quindi non ci potevo mettere qui soltanto un NMOS, ho bisogno di mettere parallelo, perché l'NMOS smette di condurre e la carica viene completata dal PMOS, che continua a condurre. No, ma aspetta, è sempre peggio, perché conduce sempre meno, no? Quindi, da PMOS che continua a condurre. Quindi il PMOS mi serve nella fase di carica per completare la carica, altrimenti non raggiungerei l'uscita pari a VDD. Per questo si mettono due transistori in parallelo, una pass gate, non basta l'NMOS. Okay? Ora uno mi può dire, beh, ma posso mettere soltanto il PMOS? Potrei mettere. Beh, ci potete arrivare tranquillamente per conto proprio, cioè, chiaramente nella fase di carica solo il PMOS va bene, ma nella fase di scarica, non lo faccio, magari fatelo per esercizio per capire, ma se dovessi fare una fase di scarica, quindi A a 0 e il CMOS è inizialmente carico che devo scaricare, perché faccio una transizione verso il basso, allora si vede che nella transizione verso il basso il PMOS a un certo punto smette di condurre e la scarica completa si riesce a fare perché c'è l'NMOS. Quindi il PMOS è indispensabile per completare la carica, l'NMOS è indispensabile per completare la scarica e quindi ci vogliono tutte e due. Quindi nella pratica gli interruttori ideali fatti con fatti per logica digitale si realizzano con una pass gate, cioè due transistori di natura diversa in parallelo. I casi in cui se ne mette solo uno sono di solito casi diversi, quelli in cui non si ha una logica digitale per davvero, per cui la tensione sul gate può essere molto elevata rispetto alla tensione che sta all'ingresso, per cui uno è sicuro di non avere mai il transistore in condizioni di non funzionamento. Però ecco, non sono casi che si trovano nell'eventualità di logica digitale. Va bene? Ora, ci sono soluzioni in cui per esempio il pass gate è particolarmente vantaggioso, e una l'abbiamo già vista, a dir la verità, perché guardate qua,
per esempio, c'è una porta che abbiamo visto insieme, ecco questa qui, no? Guardate questa porta qui. Questa porta è un XOR, OR esclusiva, aveva bisogno in porti a logica complessa di 8 transistori. Bene. L'XOR con i pass gate si riesce a fare con la metà dei transistori. Guardate, giusto per completare, un XOR con pass gate. Allora, l'XOR com'è fatta? È A per B negato più... No, vabbè, allora... più B per A negato, e ve lo dico e poi ve lo immaginate. Vabbè, facciamo così, io la disegno qui, così mi rimane, e poi ve la disegno sulla lavagna. Allora, si fa così, vediamo se ve la indovinate, io la dico così, voi provate a farla sul foglio, se la sapete. Immaginate come si può fare con la pass gate, e io poi vi faccio vedere la soluzione. Tanto, meno male, ci ha graziato, ci ha fregato solo sugli ultimi 30 secondi. Fatto. Sono 4 transistori invece di 8, 2 di tipo P e 2 di tipo N. Va bene, stop. Allora, io intanto